I nostri eroi incontrarono Merlino, il più grande tra i maghi, e usarono i loro sottili mezzi di persuasione per ottenere aiuto. Dai, facci passare, stronzo! No, per favore. Toccato nel profondo, Merlino acconsentì e scelse con estrema perizia l'incantesimo adatto. Usando i suoi leggendari poteri, Merlino li ricondusse sulla via smarrita. Pensavo stesse per dire sulla via sbagliata. Ops, bacchetta sbagliata. Porca troia. Non dirmi che ci ho azzeccato. Ah, ora sì che ci siamo. Casa, dolce casa. Il zuccone ci ha finalmente riportati a casa. Woohoo! Ah, Shrek, pensare che capo, girati! E avresti fatto bene, amico mio. Guarda. Bene, grazie tante, signor mago. Sono proprio felice di essere stato portato in una foresta infestata dal male. Ah, cielo, Shrek, mi vengono i brividi. Sai quanto io odio le foreste infestate? Devo nascondermi! Devo nascondermi! Così, semplice. Con quale voce però me lo dici, Ciuchino? Allora, io non so dove siamo, effettivamente credo che siamo... Oh, fermo un attimo. Ah, ok, mi sembra di aver visto una tazza. Probabilmente tipo, non lo so, al castello della strega cattiva, oppure... La strega cattiva alla fine è riuscita a conquistare molto molto lontano, può essere. Però aspetta un attimo. Mo, fammi vedere gli obiettivi. Allora, tutte le tazze regalo sono 5, 5 colpi di grazia. Trova tutte le mele avvelenate che sono 9. Scendi, micio, salta sul letto della regina. Va bene. Ok. Madonna, guarda l'ombra però. Guarda com'è fatta bene mentre volava. Punk. Che tra l'altro, quando Shrek fa ste mosse, gli si ingrossano i pugni, santo Dio. Poverino. Deve essere una condizione orribile. Oh, eccola qui una mela. Ma tipo gli alberi, ok, non si possono rompere. Vediamo, apparirà un nemico, no? Certo. Il castello della regina. Capo, ce penso io. Non mi piace l'aspetto di questo castello, capo. Mi dai crampi alle vibrisse. Ma... Qualcosa di malvagio qui. Oh, grazie, signor Cognistivali. Qualcosa di malvagio. Stai zitto. Ci ho messo anni per renderlo così. Mi hai chiamato signor Cognistivali? Esatto. Madame, preparati a una marea di guai. Gatto, questa è diventata una cosa personale ora. Malvagia signora? È lei che mi provoca. E il tuffolino si è arrabbiato? Porca troia, ora ti ammazzo, vecchio. E dai, c'avevo una scatola là dietro, cioè c'era una mela. Molto bene. Ah, c'è nello scudo. Non capivo, giuro. Allora, fermi tutti. Vieni qua. Nell'unico punto dove non c'era il nemico sei riuscito a lanciarlo, Shrek, bravo. Ma dai, ma si para. Si para anche quando gli lanci la roba. Vieni qui. Ecco fatto. Poi vieni qua l'altro. Ecco fatto, ora è una questione fra me e voi. Ecco fatto. Due con un colpo e dai. Adesso muore questo. Lo sapevo, volevo prenderlo al volo. Dove è andato? Ok, per un attimo pensavo fosse finito qua sul muro. Tunk. Oh, c'è da dire che Shrek comunque ha la testa dura, eh. Cosa devo fare? Ah, madonna, aspetta, forse ho capito. Sono scemo io, forse, eh. Eh sì. Però mica me l'hanno detto. Mica mi ha detto rompi la statua. Ah, ok, sto dicendo che è successo. Fermo. No, che cavolo. Unguard, unguard. Allora, vieni. Dammi sto coso qui. Ma porca puttana, quanto ti odio già. Ecco. Ah, ecco, sei scesa ora. Ti sta...
Testa troppo bene. Fermo, prendila, ok. Prima che si faccia la barriera di nuovo. Dai, queste streghe sono troppo sulle balle. Hanno l'aimbot, ti riescono a sparare colpi infiniti e non la finiscono mai. Gatto, mi lanci altre cose? Lanciamene altre, così magari mi ricarico almeno una barretta. Vediamo se appare. Scusa, volevo vedere. Ah! È bella l'animazione. Gli appare proprio da sotto come uno stronzo. Vabbè. Attiva sto coso, va. E il portone si aprì. Ah no, non è vero. Devo andare io col gatto? Perfetto. Micio, qua. Sono già sicuro che le mele le abbiamo perse. Non ti so dire il perché, ma secondo me è così. Ecco fatto, calmi tutti. Via gli scudi. Ecco fatto. No, calmo. Vieni qui. Ecco fatto. Triangolo. E triangolo sia. Ma a parte che gli si è allungata la gamba di mezzo chilometro, pum, per beccarlo qua. Comunque, penso sia indifferente su quale catena vado. Ecco fatto. Mela presa. Strega colpita. Ora non mi serve più fare gli attacchi finali. Colpi di grazia. L'importante è che perlomeno troviamo le mele, cosa che dubito altamente, purtroppo. Ecco fatto. Sì, 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 ma guardami pure, eh. Stai pure lì ferma a fare niente. Allora, io proseguirei prima da questa parte. Qua c'è la stanza da letto. È tempo di affrontare il tuo destino. Dai. Ma ti pare una missione possibile? Salta sul letto della regina, scusami. Ah, ok, si distruggono allora i calderoni. La bastarda. Beccati questo. Aspetta che prendo la mia crocchetta. Venga qui, signora. Ecco fatto, uccisi due con un colpo. Vieni qui. Ecco fatto. Comunque il contatore, ma ti giuro, da quando abbiamo iniziato la serie ancora non l'ho capito. Io non credo sia un contatore delle combo, ma sia un contatore dei nemici uccisi senza tipo essere mai colpito. Non ne sono sicuro. E niente, attiviamo la leva. Ok, mi hai alzato i blocchettoni di cemento. E certo, quando volete voi sapete saltare però, eh. L'ho fatto solamente per sfruttarlo comunque la cosa, perché sennò siamo sempre pieni di polvere e non la usiamo mai. Fammi vedere, ci mancano ancora 6 mele avvelenate e tutte le tazze regalo in pratica. Guardami, ciao. Allora, a sto giro dicevo, vi lascio perdere. Bastardi, ma porca. Mi è bastato una volta farmi colpire dalla strega stronzetta per perdere il tempismo. Adesso basta, saliamo e via. Ecco fatto. No, ti prego, non dirmi che anche questi sono a tempo. Ma se volevo andare dall'altro lato? Sono sicuro che dall'altro lato era pieno di cose, sicuramente. Ma siamo finiti nel mondo dello specchio? Cioè siamo finiti in una dimensione alternativa addirittura? Complimenti.
Oh, calmo che non riesco veramente a capire la profondità in questo momento. Hanno concetti di distanza tutti loro qua. Oh, calmo. Quegli occhioni sono abominevoli. Ma stai buona. Tutto qua, gatto? Ecco fatto. E ora Hangard. Speravo, ti giuro, di buttarlo di sotto. Speravo veramente di buttarlo di sotto. Ecco fatto. Altra mela avvelenata. Guardate anche il livello senza morire. È andato. Se me lo conta, perché come abbiamo... Ti giuro, la profondità di sto livello non riesco veramente a comprenderla. Sapete cosa? Andate a cagare voi e i nemici che spawnano. Io vado a prendermi la tazza. Ecco fatto. Ti giuro che non riesco a capire la distanza. Poi la telecamera non si aggiorna, quindi ero lì e non sapevo dove cacchio saltare, quindi complimenti. Complimenti al gioco, veramente. E io volevo arrivare di là. Solo che appunto le distanze in questo titolo sono un po' un problema ricorrente. Ma scusami, se io adesso... Ecco, mi buttassi di qua. La telecamera è mongola. La telecamera è mongola e non si aggiorna. Ecco fatto. Ma guarda, ma perché? Ma scusami, cosa mi vuol dire tutto ciò? Perché scompaio? Ma che ne so, ma che ne so. Cosa? Che domande mi faccio anche io? Ok, sì, mi hai fatto vedere che ci sono le cose, ma non mi hai detto il codice, non mi hai detto cosa devo fare. Boh, vabbè. Il giocatore è lasciato a se stesso, come sempre. Aspetta, lì si può saltare? Stavo per dire salire e poi ho aggiunto saltare. Ok, allora, in teoria si può saltare, ma non ci si può salire. Però ho visto la mia tazza. Ok, qualcosa si è aperto. Non so che cosa, ma qualcosa si è aperto. Non capisco se il gatto possa stare su ste gabbiette oppure no. Hai rotto il ca, eh? Statene buona. Maledetta. Ti giuro che non riesco a capire. Come faccio a sapere qual è... il mio codice? Ok. Ecco fatto. Allora, calmi tutti, che devo prendere la tazza, perfetto. Tanto so già che non riusciremo a prenderle tutte, però perlomeno. Troppo in alto. Troppo in alto. Ok, allora, credo di aver capito. Questo lo resetta tutte. Perfetto. Sarebbe stato carino che tu però me lo spiegassi, gioco, eh. Allora, aspetta. Dobbiamo fare la furbata di alzarli tutti un po' alla volta. Ecco fatto. Poi questo. Poi questo qui. Poi te. E infine tu. Perfetto. Poi continuiamo di qua. Continuiamo qua. Continuiamo questo. E continuiamo questo qua.
Ok, non so sicuro se si può alzare ancora di uno, sì. Quindi, giusto per sicurezza, rialziamo del tutto. Ecco qua. Ecco fatto. Io ti giuro che non avevo sicurezza che il salto avrebbe funzionato, eh. Ti avverto, sono un mastino. Questa si chiama sfortuna. Ma dai! La porta è quasi caduta, gatto! Trova l'ultimo interruttore! Dove sono finito? Ah, dall'altra parte! Ah, perfetto, dai allora. E allora non c'è nulla di cui preoccuparsi. Cosa sono queste? L'aula di pozioni? C'è anche Piton? Ha mangiato un gattino come te una volta. Ah, wow, bella persona. E che palle. Le streghe veramente sono la cosa più stupida di questo gioco, veramente. Ce n'è ancora una? No, ok. Ok, questo non si può rompere. Ma ci posso saltare sopra? Sì, ok. Oh, calmo. Ecco fatto. Allora, qua è esattamente come prima? Cioè, questo qua alza i blocchi e noi saltiamo sui blocchi? Molto probabilmente. Vabbè, quello lo lascio lì. Questo è stato il livello finora un pelo più lungo. E anche un pelo più articolato, quindi... vediamo di completarlo per bene. Preso, perfetto. Ora saltiamo sui blocchetto, sui pistoni di Minecraft che escono dal muro. Ecco fatto. Il mondo dello specchio di nuovo. Anche sto giro le distanze sono sconosciute. Ti giuro che faccio veramente fatica a capire a che distanza è che cosa, sincero, eh. Tipo, questa cioè, questa piattaforma, uno, non ho capito come ho fatto a ricordarmela, e due, come sono caduto e come ci sono arrivato, tra l'altro, calmo. Perché veramente non riesco a capire, uno, se la distanza del salto ci arriva, e due, se basta l'altezza. Perché non riesco a capire se siamo alti uguali o no. Allora, calmi tutti. Ecco fatto. Vabbè, sti cazzi, guarda. Tanto non dobbiamo comprare più niente ormai. Però il boccale di birra 5 su 5, complimenti a noi. Ti giuro che ci avevo perso addirittura le speranze io. Ah, ok, è una piattaforma che si muove, perfetto. Lì c'è una mela. Là sopra c'è una mela. La strega deve morire. Porca miseria, sto tizio con lo scudo. Vieni qua che la ammazziamo, la strega. Ecco fatto. Vieni qua anche tu. Ecco fatto. Mori c'è anche te. Pac! Calcione in faccia. Ok, ci siamo. Calmi tutti. Calmi, calmi tutti. Allora, su ogni libreria c'è qualcosa da prendere. Il punto è... ma porca. Stavo per dire, il punto è, ci arriviamo... non ne ho la certezza. Come per tutto il resto di sto gioco, non ho la certezza per nulla. Oh, le distanze. Ok, ci siamo. Calmi tutti. Allora. Ok, forse ho sbagliato io l'angolazione qua, ma credo che ci si possa arrivare. Controlliamo di nuovo. No, invece no. È che ho paura che tirando la leva finisce il livello, ma almeno il disegno volevo prenderlo. Ovviamente è finito il livello, palesemente. Bravo io.
È andata così. Amen, niente disegno. Queste streghe della malora. Ecco fatto. Cavalieri distrutti. Streghe, proteggete la volta magica. Ah, è quello che fa teletrasportare la gente. E beh, se lo distruggiamo sarebbe un bene. Allora è da lì che provengono tutti quei cattivi. Devo distruggere quella porta. Esattamente. Ok, mi sa che questo è il nostro ascensore, vero? Allora, con calma, eh. E niente, prende tutte le mele ormai, è andata. Peccato, penso che alla fine ce la potevamo fare. Penso, non ne ho neanche la certezza, purtroppo. Ecco fatto. Alla fine forse ce la potevamo fare. Ehi, basta un po'. Ok, voi che siete confusi rimanete confusi ora. Ok, i blocchettoni sono andati più o meno in posizione. Ma che tra l'altro forse potremmo usarla noi quella roba lì per, non lo so, teletrasportarci dove vogliamo. Però probabilmente è da riprogrammare prima. Non lo so, è molto probabile. Ok. Se almeno la telecamera si girasse, almeno per sapere dove cavolo devo girare, non lo so. Perché non salta bene? Oh, io ve lo dico. Io ve lo dico. Mi sono lamentato certo di Madagascar 2. Ma anche questo veramente è veramente orribile. No, Madagascar 2 aveva grandi problemi, secondo me, sotto molti punti di vista. Grafico prima di tutto, i modelli soprattutto. Ecco fatto, portale distrutto. Però questo grafico a livello di gameplay, a livello proprio di level design è orribile. Gatto, dove è andata la regina cattiva? È salita. È scappata. Ho cercato di fermarla, ma ahimè, le mie gambe erano troppo stanche per tutti quei salti. Forse sta andando ad avvertire Azzurro del nostro ritorno. Aiuto! Quello era Pinocchio. Ah, ok. Aiuto! Io pensavo fosse una donna. Vabbè, però mi ha contato senza morire, almeno quello. Tutte le mele avvelenate, peccato. Peccato perché alla fine ce la stavamo facendo. 1900 monete.